Chi non risica non rosica, questo è un proverbio, in cucina lo chef ne fa una vera e propria regola che trasferisce nei suoi piatti, abbinando sapori dolci a quelli salati. Ha, possiamo dirlo, azzardato, ma il risultato è stato un vero e proprio capolavoro, come questo risotto, dove a dare colore ci sono le ciliegie e le ferrovie di Turi, terra dell'oro rosso. Poi ancora la crema di peperone arrosto, crema di acciughe e olio al prezzemolo. Il concetto in questo piatto è di avere acidità, sapidità, tutto nello stesso piatto, quindi e poi un po' di colore che non guasta mai, perché l'occhio vuole la sua parte. Una serata all'insegna della creatività che prodotti e produttori a chilometro zero ha dedicato agli appassionati che seguono il percorso sin dal primo appuntamento. Il successo che chiaramente in questi primi sei mesi il pubblico ci ha dato, ci dà la carica perché questo progetto possa non solo continuare ma mettersi come punto di partenza per la valorizzazione territoriale dei nostri prodotti, partendo proprio dai cibi e dal vino. In ogni piatto, in questa sera romantica nel Roof Garden di Menelao a Santa Chiara a Turi, in provincia di Bari, la frutta, che solitamente dona allegria con il colore. Questa volta invece osa e si amalgama con altri sapori e ingredienti. Vediamo un po'. Partiamo dagli antipasti, che vedono le violette di Gallipoli appoggiarsi su rettangoli di melone, rifinito col sapore del prosciutto. Poi una tartare di fichi con sgombro marinato e truccioli di patate. Cuore di costata alle erbe, fichi secchi, noci e salsa di ciliegia ferrovia come secondo. Vi sono piaciuti questi piatti particolari? Tantissimo, buoni, molto buoni. Cosa in particolare? È il manzo. La frutta, la nostra frutta, quella che sa di frutta, quando viene utilizzata riesce ad abbinarsi a grandissimi piatti. I vini di stasera erano Cantina Astore e tutti Negro Amaro, i primi due, il rosato e il rosso, Negro Amaro in purezza, l'altro era un blend, lo spumante che abbiamo bevuto sul dolce, e un Negro Amaro, devo dire, particolare, di grandissima sapidità, pienezza in bocca, veramente un Negro Amaro eccezionale. Ma come si può abbinare ad ogni piatto così diverso per sapori e odori il giusto vino? Il dolce degustato con un vino, ma quale? È l'Argentieri Brut Rosato, è uno spumante charmant, estremamente delicato, estremamente fine, difficile da abbinare con un fine pasto, però ho capito che c'era la possibilità di abbinarlo in quanto la dolcezza del piatto non è eccessiva. Il secondo piatto è stato abbinato ad un Negro Amaro abbastanza corposo. Il Negro Amaro è un vitigno chiaramente che non dà dei vini estremamente potenti come può essere un primitivo. Nel caso degli alberelli di Negro Amaro di 65 anni, quale sono le nostre vigne da cui ricaviamo questo prodotto, è un ottimo vino che riesce bene a sposare un piatto così complesso. Quindi questo percorso enogastronomico di prodotti e produttori a chilometro zero continua. Ci trasferiremo chiaramente da fine mese, il 28, voglio già ricordare l'appuntamento al ristorante Il Canale di Taranto con la degustazione del nostro prodotto forse principe della Puglia, il pesce, per poi proseguire a luglio a Torre Santa Sabina con il pesce azzurro. Allora arrivederci al prossimo appuntamento.